Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci troviamo al ricevimento al centro esposizione e abbiamo dei messaggi, abbiamo un nuovo obiettivo. Ci troviamo sempre su Siphon Filter e leggiamo il messaggio di Markinson. Ho approvato la tua richiesta di accesso ai file FBA su Jonathan Fagan. Penso che i tuoi sospetti siano fondati. È possibile che il ricevimento della Farcom serva a coprire l'incontro tra Fagan e Roemer, stelle calcagni di Fagan. Ovviamente non devi essere visto o farti catturare. Sei autorizzato a eliminare le guardie di Fagan, ma usa solo armi con silenziatore. Dopo aver osservato l'incontro, usa qualsiasi mezzo necessario per catturare Fagan vivo. Ufficialmente l'agenzia è all'oscuro di tutto. Abbiamo analizzato il sangue prelevato agli uomini di Roemer. Contiene le stesse sostanze presenti nelle piante che Roemer coltivava in Costa Rica. Sostanze brevettate da una multinazionale di nome Farcom. Il nostro contatto ha confermato che la Farcom coordina un progetto di ricerca dell'OMS nel campo delle epidemie virali. Roemer non è abbastanza intelligente da poter ideare un simile scenario. È chiaro che c'è un'organizzazione più grande alle sue spalle. Chi lo finanzierà? Ho già ordinato un'inchiesta sulla Farcom. Il rapporto è stato inconcludente. Il rapporto di chi? Di Benton? La stessa persona che ha causato il nostro fiasco in Costa Rica e ha mandato a morire gli uomini di Jenkins. Dov'è ora Benton? L'ho messo in congedo. Ora, cosa suggerite di fare? Questa sera Fagan terrà un ricevimento nel suo centro esposizioni di New York. Sono riuscita ad avere le piantine dell'intero edificio. Fagan non mi conosce. Mi intrufolerò come invitato e installerò delle microspie. Se c'è un collegamento, lo scoprirò. Va bene. Mi aspetto un rapporto tra 24 ore. Ma questa non è una normale operazione. Se Fagan ha qualcosa a che fare con Roemer, voglio che li prendiate entrambi vivi. Se scopri chi è la talpa, falla fuori. Leanne, c'è qualcosa nell'aria. Fagan si muove, gli vado dietro. Ma Gabe, lo teniamo sotto controllo con la microspia. Sì, però voglio esserci se qualcosa va storto. Stai attento. Se una delle guardie ti scopre a ficcare il naso in giro, Fagan saprà che sei lì. Non mi vedrà nessuno. Eccoci. Fagan va verso la sala di Stonehenge. Controllo i loro protocolli di sicurezza. Ci sono guardie dappertutto. Non farti scoprire o la missione è finita. Allora, attenzione. Sto fatto che non si abbassa subito è una bella rottura di coglioni. Allora, questi fatti fuori. Teniamoci le armi perché dopo ci serviranno. Chissà se posso usare il taser. Il taser sarebbe fighissimo. Sarebbe OP da utilizzare. Potrei fare il test, ma in realtà non so se magari le urla vengono considerate poi giustamente come copertura saltata. Quindi in realtà, ops, no, qua sono entrato troppo presto. Quindi la guardia adesso è passata prima. Qui in realtà dovevo aspettare, ora... Vabbè, mettiamoci qua. Aspettiamo. Benissimo. Il tempismo giusto. Vi confesso che un paio di volte ho fallito, diciamo, questa zona. Infatti, per questo conosco bene la zona. Porca troia, quest'ora mi vede. Ah no, invece no. Bene. Ero convinto mi vedesse. Ok, qui dovremmo essere alla fine dove c'è l'incontro tra i due.
cosa ci fate voi qui? Avevamo detto che non sareste venuti qui a... I piani sono cambiati. Andate fuori di qui voi due. Sistemeremo le cose da più questo momento non lavoriamo più per te. Dici dove si trova il laboratorio Siphon Filter. Cosa? Lia, so chi cosa? È la talpa. È chi Benton. Credete di essere voi? Benton. Dove eri? Fuori di qui. Ho detto che ne parliamo poi. Sta zitto. È pieno di microspie. Presto, portalo via. Gabe, Fagan se l'è data a gambe. Anche Remer e Aramov. Benton invece è ancora lì. Attento. No! È giù un bottone di proiettile. Cazzo! Ma non ce l'ho io le altre armi, vero? Eh no. To. È andato. Non riferire ancora a Markinson. Voglio prima scoprire cosa succede. Dov'è Fagan? Mara deve aver distrutto la microspia. Ho perso il segnale. Vado nella sala operativa e ti collego con le videocamere interne. Ricevuto. I sorveglianti della Farcom hanno sgomberato e sigillato l'edificio. Verranno a cercarti. Me la caverò. Allora, recuperiamo un po' di armatura. Ogni tessera magnetica Farcom ha un codice per aprire una sola serratura. Proverò a cercare la matrice. Controlla i registri della sorveglianza. Dimmi quali guardie hanno le tessere e dove si trovano. Ci provo. Ok, quindi dobbiamo trovare appunto ogni volta le tessere diverse. Allora, a questo punto non serve più essere stealth. Non abbiamo la necessità, dato che tanto ormai è tutto finito. Adesso possiamo fare fuoco. Possiamo fare fuoco a volontà. Quello è il giubbotto di proiettile, pezzo di infame. Ora lo precchiamo così. Bene. Qui prendiamo le munizioni. Tra l'altro abbiamo poche munizioni di tutte le armi. Questa è una cosa abbastanza allora, da dov'è che si doveva salire? Forse era da questo lato? No, era da questo. Dai, su, sali. Benissimo. Prendiamoci l'altra armatura. Ok, siamo quasi full, fortunatamente. Andiamo avanti. Qua le missioni stanno incominciando a farsi un po' più, diciamo, stilose dal punto di vista del gameplay. Allora, qua ci sono, esatto, altri nemici. Ah, ero convinto avesse il giubbotto di proiettile quello. Io mi ricordo che ce ne sono alcuni che hanno... Ecco, vedi, tipo questo. Hanno il giubbotto di proiettile. E tra l'altro, se non sbaglio, quelli col giubbotto di proiettile sono quelli che hanno le tessere. Non sbaglio. Ok, qua scendiamo. Esatto. Tessera magnetica. Oh, pezzo di... Pezzo di fango. Cioè, va, mi ha fatto un sacco di danno. Prendiamo le munizioni. Allora, la tessera deve essere utilizzata da questo lato, se non sbaglio.
Sì, infatti sbaglio. Forse c'era la porta dall'altro lato. Ah no, devo ritornare in cima. È quella della cima che era la porta magnetica. Vero, non ci avevo pensato più. Praticamente quella, quella serratura che abbiamo visto all'inizio, quando siamo entrati qua, è praticamente questa qui, è praticamente la serratura di tutte le altre porte magnetiche. Adesso possiamo riscendere e viene aperta la porta di qua, che però è a tempo, vedete? Quindi bisogna stare un po' attenti. Allora, qui ci sono altri tizi. Ecco, questo giubbotto antiproiettile. Ok, questo l'abbiamo preso. E questo l'abbiamo fatto fuori. Quelli col giubbotto antiproiettile hanno la scheda magnetica, quindi... Vabbè, fulliamoci. Anche se non c'era bisogno, però effettivamente potevo aspettare, forse. Altre munizioni. Cazzo, non lo riesco a colpire da qua. Praticamente la scritta obiettivo è la capacità di poterlo, di poter colpire il vostro avversario. Quindi più è alto il range di obiettivo, più è alta giustamente la possibilità di poterlo colpire. Che ora noi da qua peraltro dovremmo andare in cima, se non sbaglio. No, invece no. Una raffica è sempre bene tentarla. Sempre bene tentarla, perché non è detto che tutti abbiano il... che tutti abbiano il ciubotto antiproiettile. Gli armadietti ovviamente con colori diversi. Con colore diverso possono essere aperti. E qui tra l'altro ci sarà anche un altro armadio che dovremo aprire per sbloccare. E qui dobbiamo fare un po' attenzione, perché in realtà, ecco, nascondiamoci. Ok, questo l'abbiamo preso. Sì, perché qui in realtà questi infami sono infami per l'appunto, quindi ti danno fastidio. Tra l'altro il laboratorio Farcom, non mi ricordo se era nel 2. Ah, non ho la tessera? What? Pensavo di averla presa. Non mi ricordo se era forse nel 2, sai, un filter 2, dove dovremmo ritornarci in questo laboratorio. Che poi non è questo il laboratorio. E tu che ci facevi? Comunque sì, quello della tessera, se non sbaglio, era su. E per andare su devi praticamente sparare all'interruttore, perché se no non funziona. Le prime volte, per, diciamo, per ricordarsi questa cosa, ne passa di tempo, eh. Ora qua arrivano gli altri a spararmi e la tessera è qui. Qui non mi ricordo cosa c'era.
Ah, la carabina da combattimento. Ok, quando il pericolo aumenta, rotoliamo, che è la soluzione migliore. Qui non mi interessa sprecare munizioni. E adesso abbiamo... abbiamo la carabina da combattimento, che è decisamente OP. Adesso possiamo scendere. Sì, mi ricordavo di dover salire sopra, solo che non pensavo ci fosse la tessera. Mi ricordavo che salire sopra mi dava, mi potesse dare, che ne so, il giubbotto antiproiettile o comunque cose, munizioni, una cosa del genere. Non ricordavo dovessi andarci per forza. Cioè, io ci andavo per, diciamo, forse era la carabina che mi ricordavo un opzionale. Benissimo. Pum. Ah, il K3G4. Questa è bellissima, quest'arma. È una sorta di mitragliatore. Merda. Giubbotto antiproiettile quello. Oddio, tutti giubbotti antiproiettile. E allora qui mi serve un'arma dal grande ratio di fuoco. Fuori uno, fuori due e fuori tre. Ok, vedete, questo qua è il K3G4, che è un fucile da un'altissima cadenza di fuoco, ma veramente alta, cioè proprio tipo spara una cosa pazzesca. Ok, saliamo. Altri proiettili per l'HK. Ale. Qui dovrebbero esserci le telecamere. Lian, sono entrato. Tu che cos'hai? Sono nella sala del dinosauro. Non puoi permetterle di ucciderlo, Gabe. Fagan è il solo a sapere dove si produce il virus. È Mara la sola a sapere dove si trova la base di Remer. Penserò a qualcosa. Allora, salviamo. Direi che possiamo fare anche il prossimo livello. Abbiamo fatto pochino come registrazione. Allora, centro di esposizione di Norama. Aramoth sta interrogando Fagan nei pressi della sala del dinosauro. Perdo segnali audio, ma sento che sta parlando di Siphon Filter. Sia Aramoth che Fagan hanno le informazioni che ci servono. Devi fare in modo che Aramoth non uccida Fagan, ma senza eliminarla. Quindi anche in questo caso... del dinosauro per l'ingresso principale. E là come ci arrivo? Non lo so, prova a cercare un altro percorso. Allora, quindi anche in questa fase adesso dobbiamo ritornare praticamente indietro. Ecco, già qua subito cominciamo con il tizio col giubbotto antiproiettile. E Ale, tutti col giubbotto antiproiettile. Ale. Madonna, non ricordavo avessero tutti sto giubbotto antiproiettile. E Dio! Ma guarda! Che non lo colpisce! Allora, vediamo se delle volte quasi glitcha e me lo fa colpire. Esatto. LOL. Bellissima sta cosa. Ok, recuperiamo tutta l'armatura. Un secondo, che qui c'era... il K3, ah no, vabbè, ma ce l'ho già full. Qua c'è il giubbotto antiproiettile, ma non mi interessa. Ok, andiamo avanti. Adesso praticamente dobbiamo ritornare indietro e dobbiamo andare verso la sala del dinosauro. Adesso sei sopra l'ingresso, ma nella piantina non c'è nessuna scala per scendere. Dovrò improvvisare. Esatto.
e improvviseremo esattamente così, andando al centro della piattaforma, in modo tale da poter saltare, non farci danno ovviamente, e poter continuare. Eccoci qua. Allora, attenzione che questo aveva, se non sbaglio, il giubbotto antiproiettile, quindi per sì e per no. E infatti, beh, oddio, ma qua tutti hanno il giubbotto antiproiettile. Cioè, o per meglio dire, l'80%, vedete, qua ce n'è un altro, il giubbotto antiproiettile. Forse solo questi sui tetti non avevano, non avevano il giubbotto. Poi gli altri ce l'hanno tutti. Allora, qua. Ah, questo c'è il giubbotto antiproiettile, benissimo. Ok, qua ho rischiato un pochettino, ma ci sta. Ora l'altro dov'era? Era di fronte qui. Abbiamo preso la scheda magnetica. Ah, no, è sopra. Ok, allora sopra è tranquillo. Cioè, tranquillo, nel senso, senza giubbotto antiproiettile. Allora, scheda magnetica presa. Sì, ormai, cioè, il giubbotto antiproiettile è l'ABC. Oddio, è questo? Pure. Che cazzo? Alle spalle, pezzo di infame? La carabina purtroppo ha questo difetto, cioè questo difetto, questo pregio anzi. Praticamente ti dà la barra del pericolo già tutta aperta, quindi praticamente ti sciotta. Attenzione che ce ne sono altri. Beh, ma tutti col giubbotto antiproiettile è ridicola come cosa. Guarda, guarda, guarda il colpo che non va. Oh, Gesù. Oh, non lo ricordavo così complesso Siphon Filter 1, eh. Non lo ricordavo così complesso. Noi dovremmo utilizzare il taser. Dimmi dove sono i laboratori. Ecco Fagan. È ancora viva Mara? Sì, ora avremo le risposte. A presto, arriva la sorveglianza. Quindi noi adesso dovevamo salire sulla coda del dinosauro. Esatto. Adesso fare attenzione perché arrivavano... Sì, ma il giubbotto antiproiettile, ma se ti sparo alla gamba... Lian, manda i soccorsi. Servono cure se vogliamo informazioni da lei. Ricevuto, stanno arrivando. Ok, penso che per il momento possa essere tutto. Quindi io vi ringrazio per il momento per essere stati con me e al solito ci vediamo alla prossima.